Nel girone vastese di terza categoria, uno degli anticipi di giornata è quello che si disputa al comunale di Carunchio, dove i ragazzi del presidente Ranni, terzi in graduatoria a 5 lunghezze dalla vetta, ospitano proprio la capolista Lentella in una vera e propria stracittadina molto attesa da queste parti, vista la rivalità tra le due squadre accentuata dopo le polemiche generate al termine della gara di andata. Fortunatamente le due compagini si affrontano in un clima di assoluta tranquillità e non potrebbe essere diversamente, vista l'attenzione verso aspetti più nobili come il sociale e l'assistenza ai più bisognosi che da sempre rappresentano la filosofia di vita del presidente del Carunchio Donato Ranni. Proprio a sottolineare questo aspetto va segnalata la presenza tra le file locali di Yusufa Boyang, giovane rifugiato che risiede temporaneamente insieme ad altri migranti nella struttura alberghiera del paese e subito integrato in squadra. Il derby si apre con la capolista che inizia con piglio decisamente autoritario con due pericolose incursioni che rischiano di mettere in difficoltà la retroguardia di Mister Di Trento. Al nono l'inafferrabile Ramundi scatta in profondità sulla corsia di sinistra e dal fondo offre un succulento assist a centro area per la corrente di Ninni che legge leggerissimo ritardo non riesce ad intervenire per il sicuro tap-in vincente. Due minuti dopo, approfittando di un momento di difficoltà della retroguardia avversaria, il Lentella si produce in una percussione molto interessante, culminata con l'invitante spiovente di Denini sarpionato in aria dall'avanzato Tumini, il quale prova ad indirizzare nell'angolino alla destra di Dario Pagano con la sfera che va a spegnersi di pochissimo a fil di palo. Il Carunchio respira per lo scampato pericolo e comincia ad avanzare il proprio baricentro, creando a sua volta una pericolosa insidia dalle parti di Luca Roberti con un piazzato di Pascucci che passa in mezzo alla barriera e va a lambire il palo alla sinistra dell'estremo ospite. I padroni di casa si fanno più insistenti e al 33esimo sono ad insidiare nuovamente la porta dell'Entella con il corner di Capitan Marianacci che va a pescare in aria l'appostato Boyang che calcia di prima intenzione ma spedisce di pochissimo al lato. La svolta del derby arriva nelle fasi declinanti del primo atto grazie ad un calcio di rigore accordato ai locali dal signor Sallese di Vasto che ravvisa il fallo di Luca Roberti in uscita sulla corrente Bodani lanciato a rete. Cartellino giallo all'indirizzo dell'estremo ospite e calcio di rigore per il Carunchio. Dal dischetto è Marianacci ad incaricarsi della battuta e della conseguente realizzazione che manda i suoi al riposo con il fondamentale vantaggio di misura. Alla ripresa delle ostilità la capolista cerca di rientrare in carreggiata e al quinto va vicinissima a raggiungere l'obiettivo in seguito al tiro dalla bandierina di Valerio Roberti che dopo una corta respinta della difesa di casa termina al limite d'aria e con la battuta di Florea che viene disinnescata da Pagano sopra la trasversale. Il Carunchio non rimane a guardare e poco dopo risponde con lo spiovente dalla destra di Capitan Marianacci che spedisce la sfera ad infrangersi sulla parte superiore della trasversale. Pochi istanti dopo la truppa di Mister Di Trento si ripropone con Marianacci che si porta tu per tu con Roberti, ma quest'ultimo è decisivo per mantenere la calma e intervenire al momento propizio per evitare il tracollo. Poco male perché i padroni di casa chiudono la pratica al 13esimo grazie alla devastante incursione di Matteo Ritrivi dal corridoio di destra che si accentra penetrando in aria e scaraventando la sfera alle spalle del malcapitato Roberti scatenando il delirio gioioso della tifoseria locale che sente ormai in cassaforte il risultato della sfida al vertice. In effetti gli ospiti non riescono a sovvertire il pesante passivo portando in una sola circostanza qualche pericolo di rilievo dalle parti di Pagano. L'occasione di cui sopra arriva a ridosso della mezz'ora quando Pagano smanaccia la sfera su uno spiovente dalla sinistra rimettendo in gioco gli attaccanti avversari che non riescono tuttavia a centrare il bersaglio grosso. Tutto questo non fa altro che favorire lo scorrere del tempo che porta al triplice fischio il quale certifica l'approdo in paradiso del Carunchio 2010 che centra nell'occasione il 10° successo consecutivo e torna ad assaporare profumo di vetta. Per il Lentella pesante sconfitta che costa il primato in classifica tornato nelle mani dell'Atletico Cupello. Allora siamo qui con il mister Bologna. Mister, purtroppo un'occasione persa per allungare il, diciamo, la distanza con il Carunchio. Sì, effettivamente, come tu vedi i miei ragazzi, facevamo il risultato qui oggi, andavamo a più 8, era veramente un'ottima tendenza a questo campionato, dovevamo dare. Adesso abbiamo perso, siamo sempre a più 2, Cupello anche se vince domani, sperando di non vincere, però anche se vince va a più 1, quindi... Questa sembra una lotta adesso a tre, tra noi Cupello e Carunchio. Carunchio sappiamo che era un'ottima squadra, l'ha dimostrato. E avevo paura un po' per l'impatto dei miei emotivo su questa partita, ma sono stati veramente bravi, grandi, hanno avuto un sacco di occasioni. Lasciamo stare gli errori arbitrali, possono stare a favore e contro. Ci sono stati contro oggi, ma non è nessun problema. Anche l'andata, ripeto, siamo stati fortunati noi con un errore loro, un errore arbitrale, però...
può andare, il calcio è questo, quindi chi come me tanti anni che sta in mezzo a queste categorie vede un po' di tutto, quindi va bene così. Mister Bolognese, Carunchio secondo lei come squadra, come sta andando questo suo campionato? Ma sapevamo che si era anche rinforzata nel mercato invernale, è un'ottima squadra, sta bene fisicamente, e poi molti giovani, sono veramente un'ottima squadra, poi è seguita da tante persone, infatti oggi lo stadio era quasi pieno, tanti dirigenti, tanti ragazzi, quindi questo per loro è il 12° uomo in campo, cose che molte squadre non hanno. Allora siamo qui con il presidente Ranni e il mister e alcuni giocatori. Buonasera a tutti, allora oggi una grande partita, una grande battaglia, siamo riusciti a spuntarla e niente, tutto il resto lo voglio far dire al mio mister e a due dei miei più grandi giocatori della squadra, quindi ti presento mister Maurizio Di Trento, i giocatori Mario Marianacci e Franco Pascucci e procedi pure con loro. Buonasera a tutti. Mister Di Trento, quella di oggi un'ottima occasione per avvicinarsi alla capolista. Sì, un'ottima occasione per avvicinarsi alla capolista, l'avevo detto ai ragazzi di non perderla possibilmente questa grande opportunità che la classifica ci presentava, quindi ho detto di dare il massimo delle nostre forze, le nostre possibilità, ci siamo preparati alla grande anche durante la settimana e che dire, penso che alla fine vanno veramente premiati questi ragazzi perché oggi hanno dimostrato veramente tutto il loro valore. È veramente un grazie infinito perché solo con la loro voglia che ci stanno mettendo quest'anno stanno arrivando dei grandi risultati e io sono veramente orgoglioso di loro e di tutta la società, anche la Carunchio 2010 che mi sta dando una grossa mano, mi sta dando veramente, mi sta vicino in tutti i sensi e io riesco a lavorare con un gruppo di ragazzi veramente fantastici. Oggi in campo si è vista una squadra veramente che ha voluto questa vittoria a tutti i costi e l'ha ottenuto, diciamo, anche senza, diciamo, peccare di presunzione, penso meritatamente, ecco. Mister, un giudizio sulla squadra avversaria? La squadra avversaria è una signora squadra, una gran bella squadra che merita sicuramente dove adesso si trova attualmente, sta prima in classifica ancora tuttora anche con questa sconfitta e penso che se la potrà giocare alla pari con Cupello e adesso ci stiamo pure noi e ce la vogliamo giocare anche noi insieme a loro. Comunque sicuramente una squadra che merita la posizione di classifica che attualmente occupa. Allora, siamo qui con Marianacci. La partita com'è andata? Dacci un giudizio su come avete giocato, su come hanno risposto gli avversari, com'è stata la sfida praticamente? Prima di tutto buonasera, la partita è stata abbastanza complicata, però noi ce l'abbiamo messa tutta per vincerla, perché non avevamo altro risultato, per noi la vittoria era come un lasciapassare per tutte queste altre domeniche, per queste nuove partite, perché noi ce le giochiamo tutte come finale adesso. Voglio solo ringraziare tutti i ragazzi perché siamo un gruppo di ragazzi veramente straordinario, composto da partire da ragazzi di 16 anni fino ad arrivare a signori ragazzi che ne hanno 38 e veramente facciamo un legame, una cosa che per il nostro calcio dilettantistico è una cosa bellissima. Siamo qui con Pascucci Franco. Allora, la partita com'è andata? Come hanno risposto gli avversari ai vostri attacchi, forse sono andati più a buon fine rispetto ai loro? Buonasera, allora è stata una partita maschia, molto tattica, perché insomma una partita che si sentiva da tutte e due le parti, quindi magari si è perso un po' nello spettacolo, però siamo stati noi più cinici poi a portarla a buon fine. E l'Entella è una signora squadra, ha iniziato meglio di noi, più quadrata, noi siamo andati in difficoltà all'inizio, poi ci siamo organizzati e niente, il vantaggio ci ha dato una grossa spinta poi per portare questo 2-0 a casa.